Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale Arti Allegra. Oggi per lo spazio creativo impariamo a realizzare una palma. I materiali che ci occorreranno per realizzarla sono del nastro in carta, in questo caso della larghezza di circa 5 cm, del filo di ferro, una sagoma che potete voi stessi disegnare su un cartoncino e un paio di forbici. Ritagliate dei pezzetti di filo di lunghezza all'incirca 12 cm. Dopodiché poggiatene circa 10 sul nastro di carta e ripiegatelo su se stesso. A questo punto ritagliatelo. Continuate così fino alla fine. Poggiamo la sagoma e con le forbici ritagliamo lungo il contorno. Dopodiché, con le forbici sempre, ritagliate tante lineette uno accanto all'altro, arrivando fino a poco prima del filo di ferro. Continuate così fino alla fine. Ed ecco quindi un esempio delle nostre foglie e queste sono quelle che noi dobbiamo andare a colorare. Io ho usato in questo caso dei colori acrilici a spray e in particolare ho usato il verde, il marrone e il giallo. Cominciamo a dare la colorata di fondo con il verde. Aspettiamo che asciughi e giriamole. Coloriamole anche da quest'altra parte. Una volta che sono perfettamente asciutte, diamo una colorata con il marrone e successivamente anche col giallo, facendo una volta da una parte e una volta dall'altra. Ed ecco le nostre foglie già belle colorate. Prendiamo del talco, spruzziamone un po' sulle foglie, con un pennello diamo una strofinata lungo tutta la foglia, sia da una parte che dall'altra. Questo renderà la foglia più verosimile.
eliminiamo la parte in eccesso di talco e quindi allarghiamo le nostre foglie. Con questa prima parte io vi saluto. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Ci vediamo con la seconda parte del video di come si fa una palma. Ciao e una buona giornata a tutti!